Vi siete complicati la vita, un KO che pesa, un Messina che almeno nel primo tempo è stato irriconoscibile. Sì, abbiamo fatto veramente un primo tempo ridicolo, sotto tutti i punti di vista, siamo stati disattenti, lenti, non ci riusciva veramente niente. Abbiamo fatto tutto il contrario di quello che avevamo preparato. Forse questa partita l'abbiamo sentita troppo, l'abbiamo caricata troppo di responsabilità, sapevamo che poteva essere, non dico un match point per la salvezza, perché comunque hanno vinto tutte e quindi sapevamo che il campionato ce lo dovevamo giocare fino alla fine, però è vero che è stata una brutta sconfitta che viene dopo invece un periodo dove avevamo fatto risultati e questo ci dispiace, però sappiamo che mancano ancora 3 partite e non ci dobbiamo assolutamente abbattere. Passi indietro anche rispetto a Fondi e adesso bisogna invertire la rotta per evitare magari questi play-out. Sì, noi li vogliamo evitare assolutamente, è un anno che lottiamo, perché la verità è questa, è un anno che cerchiamo di salire sopra certe situazioni che ci sono state, che ci sono ancora, e quindi è vero che siamo anche una squadra che a livello mentale spende molto, a livello di energia spende molto, perché ci sono state tante cose quest'anno che ci hanno portato ad essere così a questo punto del campionato. Io penso che adesso dobbiamo ancora fare più gruppo tutti, dobbiamo ancora starci più vicino, perché la cosa più semplice da fare sarebbe quella di trovare un colpevole a questa sconfitta, che abbiamo sbagliato tutti, ci prendiamo le nostre responsabilità e guardiamo avanti, perché il campionato non è finito. L'impressione è che emerge anche il fatto che la coperta è un po' corta, questi infortuni di Anastasi e De Vito, gli acciacchi di Mancini e Rea, l'infortunio di Palumbo che vi complica i piani. Ma sì, sai, ora è un momento del campionato dove più siamo e meglio sarebbe, perché comincia a fare caldo, le energie vanno dosate. È vero che abbiamo tanti fortunati, Valerio ci è venuto a mancare quando avevamo trovato un certo modo di giocare che ci stava dando i suoi frutti. Questo ci dispiace, però adesso l'importante è fare gruppo e andare avanti, perché non è che siamo retrocessi o che siamo sicuramente nei play-out o siamo salvi. Il campionato è ancora tutto aperto, quindi stiamo tutti vicini alla squadra, perché è inutile trovare colpevoli. Come ti spieghi quel primo tempo sottotono? Perché poi paradossalmente, visto com'è finita, questo match si poteva riaprire prima? Cioè uno... La cosa che poi adesso a mente un pochino più fredda mi viene da pensare è che veramente andati sul 3-1, poi abbiamo preso il 4-1, che è stata una cosa imbarazzante. Cioè, se non prendiamo il 4-1 la partita possiamo pure pareggiare, perché abbiamo avuto l'occasione per pareggiarla e pure vincerla alla fine. Cioè, abbiamo preso 4 gol che non ci possono stare una partita così. La cosa brutta è prendere 4 gol così, 2 su calci piazzati e 2 su 2 ripartenze. Su 2 calci d'angolo a nostro favore ci siamo fatti trovare impreparatissimi. We'll be right back.